Francescana Hospital, questo è il nome di una struttura che si prefigge di essere all'avanguardia in Europa e per una volta di proiettare il nostro territorio davvero sulle cronache non solo regionali e nazionali ma anche europee. È un progetto che scopriremo adesso insieme a diversi ospiti, innanzitutto alla mia destra Edilio De Angelis, che è stato uno degli ideatori e dei promotori di questa nuova struttura sanitaria. E a destra di Edilio De Angelis salutiamo l'architetto Walter Macchi, che è stato un po' il realizzatore, no? Finora sulla carta, ma poi questa struttura prenderà verrà concretizzata nei prossimi mesi nel comune di Contigliano, e salutiamo il sindaco di Contigliano Angelo Toni. Con noi anche Michele Baldin, consulente per vari istituti di ricerca ed università, e il vicepresidente nazionale della ANASTE, Sebastiano Capurso. Buonasera a tutti. Edilio, abbiamo detto una struttura all'avanguardia, un progetto che la prima volta che si sente descrivere si fa fatica a crederci, no? Soprattutto in un territorio come il nostro. Poi invece spiegandolo, come farai tu adesso, si capisce che è qualcosa davvero che può rappresentare tanto per il nostro territorio da un punto di vista di investimenti, da un punto di vista occupazionale, da un punto di vista di innovazione e di capacità di rispondere ai bisogni sanitari della popolazione. Bene, presenterò il perché dell'iniziativa Francescana Hospital, che nasce da un'idea avuta con l'architetto Macchi nel lontano 2009, dove ci eravamo prefissi di realizzare e di portare qualche cosa sul nostro territorio, sul territorio oriatino. È nata l'idea di realizzare una struttura sanitaria dal punto di vista RSA, ma con annesso centro servizi sanitari. L'idea della Francescana Hospital nasce perché noi, essendo ubicati nella culla del francescanesimo, abbiamo praticamente dato il nome Francescana Hospital. L'idea è quella di andare in qualche modo ad offrire dei servizi sanitari rivolti alla terza età, perché la provincia di Rieti, secondo il piano sanitario regionale, è la provincia con più alto numero di oltre 85 anni. Al contesto e al contempo siamo in grado di offrire dei servizi sanitari per la popolazione di Rieti. Il progetto, così come è stato ideato e strutturato dall'architetto Macchi, prevede una struttura su quattro livelli, un piano interrato e tre piani fuori terra. L'idea è quella di apportare, di realizzare questa struttura con delle tecniche, siano tecniche dal punto di vista della realizzazione innovative, con l'ausilio di legno lamellare e con la capacità di essere una struttura versatile che possa offrire, oltre al discorso, un discorso di ampia ricerca sul territorio, perché con la collaborazione con dei centri di ricerca universitari possiamo iniziare a vedere e a in qualche modo cercare di apportare sul nostro territorio quella tecnologia, quella innovazione che manca. Ecco, De Angelis, quello che colpisce di questa vostra idea, di questo vostro progetto, è l'innovazione, ma sotto diversi punti di vista, sotto un punto di vista strutturale, sotto un punto di vista di ideazione e di rispondenza ai bisogni del territorio. Quando ne parlavamo così off record, me lo presentavi come un global service sanitario, no? Certo. Spieghiamo che cosa significa. L'idea appunto è quella di offrire dei servizi all'intera collettività, non solo del territorio oriatino, ma anche di diventare un punto e un polo d'eccellenza di ricerca, conseguentemente con una ricerca universitaria ad essa collegata, dove oltre al discorso della diagnostica per immagini, ma abbiamo anche realizzato all'interno di questa struttura tutto un ampi servizi che riguardano la riabilitazione, la fisioterapia e anche la riabilitazione motoria in acqua. Abbiamo previsto, l'architetto appunto ha previsto in questa struttura anche la possibilità di una piscina per i portatori di handicap. Nel contesto, oltre quello, siamo anche in grado di offrire dei servizi gestione anche del personale, con un discorso di assistenza domiciliare integrata. Ecco, un aspetto importante di questo progetto è quello della natura degli investimenti. Da sottolineare subito che qui si parla totalmente di privati.
cosa che non capita spesso, soprattutto quando si parla di sanità nel nostro paese, no? Anche questo è vero, ma infatti il progetto è anche innovativo da questo punto di vista di come finanziare le strutture sanitarie in modo completamente privato. L'investitore principale sarà un fondo, un SGR, un fondo gestione dei risparmi, che avendo valutato il progetto e avendo dato un punteggio, praticamente ha in qualche modo ipotizzato che sul nostro territorio il nostro territorio sia attrattivo e quindi abbia la possibilità di godere di questo investimento. Questo investimento sarà completamente di natura privata, perché non intendiamo assolutamente gravare sulle casse della Regione Lazio, tant'è che la Regione Lazio in questo momento ha delle serie difficoltà da un punto di vista economico e dal punto di vista degli accreditamenti, tant'è specifico che noi non vogliamo essere accreditati, perché noi siamo per il privato, totale privato, ma un privato che sia anche un privato etico, che sia un privato che abbia un occhio per il territorio. Quindi è un progetto che viene da lontano per andare lontano. Ecco, viene da lontano per andare lontano, poi ci sarà tempo e modo, insomma, per scandagliare tutti i vari dettagli nei prossimi mesi, però possiamo già dare qualche cifra su quanti ospiti saranno nella struttura, quanto potrebbe essere la forza occupazionale che questa struttura impiegherà, quale potrebbe essere l'investimento. Diamo qualche cifra per far capire bene che stiamo parlando davvero di un progetto di respiro nazionale ed europeo. Guardi, progetti del genere, se riusciamo a mettere a sistema con tutto quello che abbiamo messo in cantiere, ce ne saranno 4 o 5 in Europa, quindi a livello nazionale ce ne sarà uno. L'idea è, il progetto allo stato attuale prevede 86 posti letto con la possibilità di poterlo ampliare a 120, con una superficie complessiva di 6.500 metri quadrati su 4 livelli. Il discorso occupazionale è che questa struttura, una volta che andrà a regime nel corso dai 2 ai 5 anni, dal punto di vista diretti e indiretti, andremo ad occupare in pianta stabile 40 persone. Ecco, l'ultima cosa, De Angelis, abbiamo detto già in questi pochi minuti diverse volte che questo è un progetto che viene da lontano, che guarda lontano e che soprattutto parla ad un territorio molto ampio, che non è soltanto quello di Rieti. Cosa però vi sentite dire voi, che avete lavorato fin dall'inizio all'idea e poi alla realizzazione di questo progetto, al territorio reatino, alle istituzioni, al territorio regionale e territori limitrofi? Vede Fuggetto, il territorio reatino è un territorio che è sempre stato considerato limitrofo rispetto al discorso di Roma centrico. In questo modo, se riusciamo in qualche modo a portare degli investimenti privati e si riesce a spostare l'asse, in questo caso di attenzione e di investimento, noi siamo, essendo collocati a metà della Rieti Terni, quindi prendiamo anche il bacino d'utenza umbro, ternano e anche il discorso della zona dell'Aquila, in qualche modo riusciamo a creare quel know-how e mettere a sistema questa struttura che generi a sua volta reddito e quindi generi occupazione su un territorio che in questo momento purtroppo è considerata la Cenerentola del Lazio. Bene, grazie De Angelis. Salutiamo il vicepresidente nazionale della ANASTE, che è l'Associazione Nazionale delle Strutture della Terza Età, Sebastiano Capurso, che è anche il presidente del Lazio, se non sbaglio. Esattamente. Allora, come si inserisce un progetto del genere, come quello di Francescana Hospital, del quale stiamo parlando, di cui si occupa la vostra associazione? Come l'imprenditoria del settore della terza età può relazionarsi ad un progetto del genere? Come, ecco, può avere a che fare con esso? Ma vede, per ANASTE è un punto di orgoglio, diciamo, poter in qualche misura appoggiare un'iniziativa di questo genere, perché nell'ambito del sistema sanitario nazionale uno dei problemi più importanti proprio del sistema sanitario nazionale italiano è quello degli investimenti. Cioè, noi stiamo in questo momento, per la carenza di investimenti pubblici e per la difficoltà di investimenti privati, siamo in una fase in cui il nostro sistema sta andando progressivamente in crisi. Quindi la iniziativa che porti capitali nuovi, capitali privati naturalmente, nel sistema è di grandissimo beneficio. E questo può servire proprio come un primo elemento di raffronto ed anche di stimolo per l'imprenditoria privata.
E quindi questo è un elemento, chiaramente il primo elemento positivo. E a questo si aggiunge un altro degli elementi positivi di questo progetto, che è quello della qualità. Cioè un investimento di privati che oggi voglia essere competitivo anche nel mercato deve avere caratteristiche di qualità molto elevate, perché altrimenti non può chiaramente incontrare quell'interesse, quella richiesta anche di prestazioni che si prefigge. Quindi a sua volta anche questo diventa un elemento di traino, cioè un elemento di verifica positiva e un elemento anche di raffronto con quella che è l'offerta complessiva di servizi sui vari territori. Quindi, siccome è anche interesse dell'Anaste quello di promuovere l'aumento della qualità nei servizi, anche questo è un elemento che noi riteniamo di grandissimo interesse. Ecco, partendo, abbiamo detto, dall'innovazione, dal carattere innovativo di questo progetto, quali possono essere le prospettive di lavoro per, ad esempio, l'Anaste, ma più in generale per l'imprenditoria del settore sanitario, partendo da un progetto del genere, o meglio, un progetto del genere può far da apripista a tutta un'altra serie di sviluppi che, potete immaginare insieme? Ma certo, questo progetto da un punto di vista proprio tecnico, rispetto a quello che è il livello sia organizzativo che anche di gestione energetica delle strutture per l'assistenza agli anziani, quindi per il socio sanitario, ha delle caratteristiche veramente rivoluzionarie. Quindi può essere certamente un elemento di grande promozione di uno sviluppo anche della coscienza proprio dell'aspetto energetico e quindi di un modo diverso e nuovo di intendere la struttura per anziani. Su questo c'è una grande necessità di fare promozione nel settore e quindi questo può diventare a pieno diritto un punto di riferimento a livello nazionale nel settore. Quindi questo sicuramente ne è una caratteristica particolare. Per quanto riguarda poi le metodologie anche organizzative interne, proprio il modo con il quale è stato concepito può essere di sviluppo per l'ottimizzazione anche dell'organizzazione interna nella gestione dei servizi. Quindi anche questo è un elemento che a livello nazionale può essere un esempio da poter seguire, da poter proporre anche a tutto il mondo imprenditoriale italiano, insomma, che su questo non è particolarmente attento e quindi ha bisogno anche qui di recuperare un gap abbastanza importante. A proposito di gap, mi viene naturale una domanda, no? Visto che lei, tra l'altro, è presidente dell'associazione a livello laziale. Il Lazio, si sa, per il tema della sanità è una regione particolare, veniamo da anni di commissariamento, tutti i problemi di deficit che sappiamo, del quale si è parlato tanto. Che ruolo può assumere un'iniziativa del genere, al di là delle caratteristiche specifiche, in una regione con questa situazione che ormai deriva da anni? Ma questa iniziativa da questo punto di vista può avere un effetto dirompente, nel senso che le caratteristiche tipiche di Francescana Hospital sono, come abbiamo detto, altamente innovative e in una regione nella quale per decenni c'è stato l'immobilismo più assoluto e anche quelle poche iniziative che si sono fatte hanno avuto, diciamo, un carattere assolutamente tradizionale, nel senso che si sono portati a compimento progetti ideati e partiti 15 o 20 anni fa, e che quindi hanno avuto una gestazione molto lunga e quindi sono arrivati in ritardo di moltissimi anni. Quindi un progetto nuovo, invece, con queste caratteristiche anche tecnologiche nuove, ha un effetto assai importante. E purtroppo in una regione che, come noi sappiamo, ha dei deficit di bilancio enormi che non si stanno risolvendo, che se ne dica sono invece sempre più gravi, può avere invece un effetto molto positivo, cioè diventa un punto di riferimento e un punto di arrivo anche per gli altri, quindi sicuramente un'iniziativa molto molto interessante. Grazie al presidente nazionale di Anaste, Sebastiano Capurso. Buonasera, Walter Macchi, architetto, progettista di questa struttura. Abbiamo già sottolineato spesso in queste poche battute quanto questo progetto sia all'avanguardia. Ci spieghi lei il perché? Sì, un saluto a tutti. Intanto, io sono
architetto e sono il presidente di una società di ingegneria di Roma che opera specificatamente in particolare nel settore sanitario. Operiamo sia in Italia a livello di progettazione e di direzione dei lavori, in Europa, in Spagna, in Romania, e ci siamo spinti di recente sin nel lontano Kazakistan, dove appunto stiamo lavorando in tal senso nel settore sanitario. Quando nel 2009 ci avvicinammo, ci conoscemmo, io e Edilio De Santis, affrontammo questo tema proprio con la necessità e la volontà di realizzare in questo territorio una struttura sanitaria. E ci nacque l'idea di fare, di pensare, di progettare un edificio idoneo e adatto per una residenza sanitaria assistita, che si differenzia molto dalla residenza sanitaria per anziani, perché la residenza sanitaria per anziani ovviamente non ha l'assistenza continuativa, cosa che invece è presente in questo tipo di edificio. Incontrammo immediatamente delle grosse difficoltà nel pensare e di nel progettare questo edificio. Uno, di livello urbanistico. Le aree di proprietà della famiglia De Angelis non avevano una destinazione d'uso urbanistica idonea per realizzare e progettare un edificio di tipo assistenziale come questo che abbiamo poi progettato, e quindi siamo dovuti ricorrere a delle procedure derogative che, grazie alle leggi nazionali, consentivano al proponente di andare in comune e proporre una diversa destinazione d'uso delle aree. Il comune, devo dire, ci ha seguito con molta attenzione, anche perché anche su questo punto è una innovazione per l'ambito territoriale in cui ricade l'edificio stesso. Era la prima volta che il comune si trovava ad affrontare un tema urbanistico derogativo rispetto alle norme tradizionali, e quindi lo abbiamo accompagnato e guidato in tutta quanta questa procedura. Gli anni sono passati, dal 2009 siamo arrivati alla fine del 2014 e devo dire, senza nessuna responsabilità dal punto di vista dell'amministrazione comunale qui rappresentata dal sindaco, ma da un insieme farraginoso di normative e di leggi che regolano purtroppo questo tipo di iniziativa. Una, e la dico per ultimo, è quella che la Regione Lazio, con una legge regionale, la numero 3, consentiva la realizzazione di strutture sanitarie assistenziali solo se queste potevano poi accedere ai finanziamenti della Regione, ovvero avere da loro le agevolazioni economiche. Fino a che di fatto lo scorso anno non è stata mutata la legge nazionale, che consentiva quindi alle regioni di poter dare i pareri in nulla osta anche a chi aveva come iniziativa la volontà di fare con le proprie tasche, i propri soldi, l'edificio, e quindi non accedere ai finanziamenti regionali. Posso interromperla un attimo, poi riprendiamo il discorso. Quanto è evidente il controsenso in un paese che dice di voler attirare investimenti esteri come unica soluzione ai propri mali, e poi avere una legge fino all'anno 2013, da quello che ho capito, in cui non permette gli investimenti dei privati? Guardi, mi ha tolto la parola perché volevo arrivare proprio a questo, cioè sto lodando l'iniziativa di un cittadino, di una persona, Edilio De Angelis, che nonostante le farraginosità e le complessità di carattere ancora urbanistico, prima ancora che realizzative di un'opera, è voluto andare assolutamente avanti. Io l'ho accompagnato sempre standogli al suo fianco, e nonostante questo in Italia e nel Lazio in particolare le difficoltà di investire da parte del privato italiano, oltre che da un investitore estero, sono enormi, sono sulla vista di tutti, lo seguiamo in questi giorni. Senza dover accedere a favoritismi da parte di nessuno, abbiamo seguito maniacalmente le normative di legge, accompagnando e facendoci accompagnare dall'amministrazione comunale,
fino ad arrivare, credo che manchino una o due firme per chiudere questa operazione e quindi avere il titolo autorizzativo in mano per poter poi passare al cantiere. Allora, qualche caratteristica tecnica brevemente che vogliamo sottolineare? Ma guardi, le caratteristiche tecniche, intanto, come tutti i progetti, nascono dall'inserimento nel contesto ambientale in cui queste vengono pensate. L'area di per sé aveva una configurazione planimetrica che ci ha suggerito immediatamente un dimensionamento di questa struttura che ha una forma, diciamo, con due ali, come se fosse una grande V, no? E questo per assecondare l'andamento planimetrico del terreno, ma poi anche per consentire di fatto al mio progetto di avere all'interno dei grossi pozzi di luce che vanno a dare luce, ad illuminare le parti interne, diciamo, di percorrenza, i corridoi, perché tutte le stanze ovviamente o le parti legate alle strutture sanitarie, agli uffici sanitari, agli ambulatori che sono al piano terra, sono comunque affaccianti sull'esterno. Naturalmente, essendo un progetto di tipo sanitario che poteva avere al suo interno l'assistenza sanitaria e quindi la degenza di chi ha bisogno di alloggiare, ed essendo assistito anche le persone anziane generalmente, ma c'è la possibilità di una fruizione anche da parte del cittadino che viene lì per una visita di tipo ambulatoriale, quindi tutti i percorsi esterni sono stati studiati in maniera da non sovrapporsi, così come pure anche la parte relativa alla parte veicolare a bordo dell'area, che non interferisce con le parti pedonali. Voi tenete presente che un'assistenza sanitaria di questo tipo ha bisogno anche della camera mortuaria, come ha bisogno anche di un minimo di spazio per il culto. La camera mortuaria ovviamente ha bisogno di un'uscita riservata proprio per evitare l'interferenza con chi viene lì magari per subire una visita medica. Insomma, ci sono aspetti che hanno guidato il progetto e anche con l'aiuto peraltro della commissione edilizia del comune, che ci ha suggerito un coronamento a chiusura di questo fabbricato prevalentemente a tetto, piuttosto che con una prima ipotesi che facemmo, suggerendoci, e noi l'abbiamo favorevolmente accolta, questa volontà di come dire, adeguarsi un po' all'ambiente e al clima architettonico ed al clima ovviamente. Immagino al clima. Grazie a Walter Macchi. Michele Baldin, buonasera. Grazie. Dicevamo, abbiamo detto spesso, all'avanguardia. In questo il suo ruolo, diciamo, è importante, no? Sì, progetto all'avanguardia, sposato interamente da diversi gruppi di ricerca, nuove tecnologie messe in atto, obiettivo è prodursi l'energia per il proprio fabbisogno, e visto che il centro ha bisogno di macchine per la diagnostica con alti consumi di energia elettrica, ha bisogno soprattutto di acqua calda e di acqua refrigerata per mantenere un microclima all'interno della struttura stessa, come ha bisogno del condizionamento dell'aria, del trattamento dell'aria. Cioè vuol dire, persone anziane devono vivere un ambiente sano, devono respirare dell'aria trattata, nel quale venga abbattuto sia il virus, che il batterio, che la polvere, che quant'altro. E questo facciamo capo proprio a un sistema perfezionato da alcuni centri di ricerca e validato e certificato da diverse università che oggi rappresento, anzi mi onoro di rappresentare, e a questo punto è divenuto un obiettivo quasi obbligatorio questo passaggio nel chiudere in metodologia protetta la realizzazione di questo centro. Cosa vuol dire metodologia protetta? Vuol dire che dopo aver individuato un buon progetto si pensa a come farlo finanziare e si pensa anche a come gestirlo nella fase finale. Tutto questo è stato fatto. È un buon processo di business per tutti gli attori messi in campo, ma soprattutto è un buon processo di business per il luogo. Cioè vuol dire per i cittadini, che troveranno un risparmio. Perché? Perché coloro che andranno a utilizzare la struttura
vedranno diventare sufficiente la loro retta. Perché? Perché la struttura stessa è in grado di risparmiare. Quando la struttura è in grado di risparmiare, ma di fare un giusto risparmio, e per noi l'energia che si produce equivale a un business, per cui oggi non si risparmia solamente facendo un buco in più nella cintura, oggi si risparmia realmente riuscendo a trovare le condizioni più adatte per prodursi energia, acqua calda, acqua fredda, a costi contenuti. Noi con queste ricerche ci siamo riusciti, le tecnologie in atto, in corso, ci danno enormi soddisfazioni e un impianto pilota su una struttura come la Francescana Hospital mi sembra che sia doveroso, quasi obbligatorio, doverlo andare a fare. Per questo tutte le forze sono state messe in campo. Grazie. Ecco, un'ultimissima cosa. Secondo lei il territorio reatino, in questo caso, di Contigliano è pronto a innovazioni del genere? Allora, tutti i territori sono prontissimi. L'ho dichiarato dall'inizio. Sono stanco di fare migliaia e migliaia di chilometri al mese per portare in giro le nostre tecnologie. Adesso ci siamo fermati. L'ho dichiarato anni fa. Mi fermo a Rieti e a Rieti voglio portare a casa e validare i nostri progetti. Per cui l'hospital della Francescana sarà uno dei primi progetti in metodologia protetta. Tutti avranno modo di vedere e di capire alla fine cosa sarà questo progetto, cosa diverrà questo progetto, per cui è importante farlo, dopodiché si possono replicare tante belle cose. Grazie. Grazie a Michele Baldini. Allora veniamo al sindaco di Contigliano, Angelo Toni. Insomma, buonasera. Un territorio pronto che ha lavorato, abbiamo sentito sia Baldin sia De Angelis, l'architetto Walter Macchi. È stato un percorso complesso, ma immagino che abbiate sposato subito, no, questa idea così, così importante. Sicuramente, noi quando ci è stata presentata l'idea nel 2009 l'abbiamo accettata veramente con entusiasmo. Avemmo un incontro preliminare, se consideri che noi ci siamo insediati appunto nel 2009 e nello stesso anno siamo stati in grado di portare in consiglio, con tutte le difficoltà poi che diceva l'architetto che ne sono seguite, però un primo passo veramente è stato celerissimo, perché lo stesso anno che ci è stata prospettata l'idea e il progetto di massima lo abbiamo approvato, se non mi ricordo male, in consiglio comunale all'unanimità, insomma, quindi voglio dire, è stato accettato con grande entusiasmo. Noi siamo aperti a questo come ad altri progetti sul territorio di Contigliano, anche perché Contigliano è un'ubicazione che si presta ad investimenti anche di questo genere, soprattutto per l'ubicazione, se considera che è uno dei pochissimi comuni, forse l'unico del Montepiano Reatino che è in incremento demografico, questo la dice lunga. E questo perché la sua posizione, come diceva prima Edilio, a 5 minuti da Rieti, quando sarà completata la Rieti Terni, saremo a un quarto d'ora da Terni, con uno svincolo proprio su Contigliano, si presta benissimo sia per quanto riguarda il discorso delle abitazioni, che ovviamente hanno un costo più vantaggioso rispetto a quelle della città, nonostante adesso ci sia la crisi, che usufruisce poi dei servizi dei piccoli comuni. E devo dire che Contigliano in termini di servizi ne sta dando, insomma, si pensi soltanto alla raccolta differenziata porta a porta che è partita oramai da 2 anni, riceviamo complimenti non soltanto dalla provincia di Rieti ma anche fuori provincia per come è stata condotta, abbiamo raggiunto il 65% della raccolta differenziata, tanto per dire i servizi non mancano, abbiamo il servizio di trasporto pubblico. Abbiamo i servizi sociali che, nonostante le difficoltà economiche dei comuni, di tutti i comuni, stiamo cercando di portare avanti con grande sacrificio, anche rinunciando ad altre cose. E poi ecco, vi dicevo, siamo disponibilissimi ad investimenti di questo genere, soprattutto investimenti fatti nell'ottica del risparmio energetico e come ho sentito da Baldini poc'anzi, tant'è vero che abbiamo avuto con lui già modo di parlarne. A Contigliano c'è anche un progetto per un polo didattico
con questi criteri di risparmio energetico e ecocompatibili, ne parlammo due anni fa. E poi abbiamo in campo altri investimenti che, nonostante le difficoltà, stiamo andando avanti con grande rapidità, nello stesso modo come abbiamo mandato avanti questo progetto della RSA, cioè le difficoltà che diceva prima l'architetto di realizzare una cosa su un terreno che non era urbanisticamente idoneo per questo. Parliamo di un terreno agricolo che deve essere trasformato, e quindi tutto l'iter della variante urbanistica è stata portata avanti. Lo abbiamo concluso, credo, 15 giorni fa con il Consiglio, dove abbiamo approvato la variante. Quindi tutte queste difficoltà hanno fatto perdere tempo a questo. Però siamo aperti, e su questo stiamo portando avanti anche un altro progetto molto interessante, di eccellenza, come sembra di eccellenza questo della RSA. Parliamo, da quello che ho sentito, da quello che ho visto dalla progettazione, di un centro di eccellenza. E un centro di eccellenza lo stiamo facendo anche nel campo sportivo, con investitori che verranno a realizzare un campus polisportivo, soprattutto per il basket, di grande interesse, che riguarda appunto la squadra che oramai va per la maggiore qui nel comune di Rieti, che è la nuova la NPC di Contigliano. Quindi ecco, noi siamo apertissimi a questi investimenti, che portano ovviamente ricchezza sul territorio, danno una mano all'economia, all'occupazione e tutto l'indotto che poi ne segue. Quindi che ben vengano, avranno tutto l'appoggio della nostra amministrazione finché noi ci saremo ad amministrare. Un flash proprio per chiudere, nello specifico su Francescana Hospital. Attende con trepidazione più l'indotto economico derivante dall'occupazione sul territorio che ne deriverà, o l'immagine che Contigliano, il miglioramento dell'immagine di Contigliano da un progetto così importante che diventerà pilota per tanti altri in Italia? Ma sono entrambe importanti, però l'immagine sicuramente ci teniamo particolarmente, perché poi da lì possiamo partire anche con altre iniziative che abbiamo già in mente con altri soggetti, sempre privati, per la realizzazione. Quindi è importante anche da questo punto di vista partire in futuro. Quindi è importante che si dia un là per poi avere altre strutture di eccellenza di questo genere. Grazie ad Angelo Toni, e concluderei questo incontro tornando da Edilio De Angelis con un'ultimissima battuta. Quanto ancora dovremo aspettare per vedere con gli occhi e toccare con mano la concretizzazione di questa, che fino a poco tempo fa insomma era un'idea, no? Beh, sino a poco tempo fa era un'idea. Considerati i tempi della burocrazia italiana, in 15 giorni è diventata realtà, perché si è chiuso il procedimento urbanistico, in un paio di mesi dovremmo firmare la convenzione e chiudere gli ultimi accordi commerciali con le società che stanno, di fatto abbiamo già gli accordi pre-accordi commerciali. Ipotizziamo che nell'arco di un anno e mezzo la struttura sia fisicamente operante, quindi già possiamo dare il là all'iniziativa sul territorio. Bene, grazie, ci ritroveremo ovviamente per approfondire e seguiremo il progetto di Francescana Hospital. Un saluto a tutti voi.